E abbiamo in linea, sempre per trattare di questi argomenti, il vicepresidente del CONACONS, dottor Di Ascenzo. Buonasera e benvenuto. Buonasera e grazie per l'invito. Ma le pare, è un piacere averla qui con noi. Lei ha sentito un po' questa ultima parte, stavamo parlando appunto della situazione che si sta determinando nel paese, di questa sofferenza che è abbastanza ormai percepibile e che anche le ultime festività dimostrano praticamente che viene sentita dagli italiani. Sì, esattamente, la cartina di tornasole della grave crisi che, come abbiamo letto sui giornali, morde i consumi delle famiglie. Infatti purtroppo il bilancio non è solamente nostro, abbiamo visto una flessione del 10% circa sul consumo di uova e colombe, e questo è indicativo della sofferenza delle famiglie italiane che, nonostante la crisi, hanno dovuto assistere all'aumento dei prezzi dei prodotti tradizionali che vengono consumati solo e esclusivamente in questo periodo. Certo. Senta, poi peraltro le notizie che arrivano proprio in questi giorni sono quelle di aumenti abbastanza pepati, diciamo, dei prodotti agricoli nei prossimi giorni. Si parla di un 5% d'aumento pressoché generalizzato. Sì, esattamente, è quello che ha comunicato Unioncamere, ha fatto una stima di questi aumenti per i prossimi mesi e abbiamo già visto nel primo trimestre c'è stato un aumento di circa il 4%, per cui aumenteranno anche i beni di prima necessità come la pasta, il riso, piuttosto che il pane, i latticini, la carne. E su tutto questo influisce negativamente e il prezzo del petrolio, perché ricordiamo che oltre l'80% della merce viene trasportata su gomma, Certo. quindi sono aumentati i costi delle autostrade, è aumentato il costo del petrolio e quindi dei carburanti e quindi inevitabilmente aumenta tutto quanto. Poi adesso Quindi, c'è l'aumento e il rincaro dell'energia elettrica, che non è anche questo secondario. esatto, l'ha annunciato il presidente dell'autorità e anche Sì. questo pesa fortemente non solo sul bilancio delle famiglie ma anche sulle aziende, per non parlare poi dopo della pressione fiscale che sta veramente strozzando il paese, per cui si ha la percezione, come si diceva poco fa, che ci sia uno scollamento tra la classe politica, la classe dirigente e l'economia che vuole comunque cercare di ripartire, di reagire alla situazione di Sì, recessione e poi non mi ripartire. pare che dai risultati anche di oggi, della borsa e dello spread, la manovra come tale, che abbiamo tutti percepito come una manovra definitiva per qualche verso, perché sembrava che lo spread scendesse addirittura sotto i 300, che avessimo un periodo praticamente sì di sacrifici, ma che presupponevano poi una ripresa successiva. Mentre gli ultimi dati non ci aiutano in questa direzione. Anzi, fanno temere la necessità di un'ulteriore manovra e questo conferma l'osservazione fatta da molti esperti che l'Italia è sotto speculazione, è un attacco che vuole mettere in profonda crisi il nostro paese e tutto il sistema Europa. Per cui ancora una volta dobbiamo rilanciare l'appello ad essere uniti come sistema Europa e soprattutto al paese a cercare di reagire chi vuole speculare ai danni nostri per impedire che Ma le qui dovremmo aziende. cambiare la mentalità della Merkel, perché questo è il problema vero. La Germania non riesce a rendersi conto che, impostando praticamente le risposte della Comunità Europea soltanto al rigore, non si esce dalla crisi. Oggi il Fondo Monetario Internazionale pare una crisi che durerà 5 anni. Cioè, arrivano degli elementi praticamente sconvolgenti, sconfortanti. Infatti alcuni analisti hanno affermato che se la Germania non si fosse impuntata, questo richiamo al rigore, in passato probabilmente la Grecia non avrebbe trascinato giù il sistema Europa e tutte le borse che hanno costretto poi dopo la BCE a intervenire pesantemente e questo è il prezzo di questo richiamo al rigore, lo stiamo pagando tutti quanti. Questo non vuol dire che non bisogna rispettare il patto di No, stabilità. assolutamente. Però sicuramente ci vuole una politica di ampio respiro che consenta all'Europa di non soffocare. Oggi, peraltro, c'è un attacco del New York Times alle banche italiane, che vengono praticamente additate come banche che si preoccupano soltanto del loro tornaconto, per cui prendono all'1% una barca di soldi dall'Europa, dalla Banca Europea, e poi tutti questi soldi vanno a finire praticamente nella sottoscrizione di BOT, CCT e titoli di Stato, con un divario evidentemente molto forte, perché lo spread è alto, e con vantaggi notevoli aggiuntivi per le banche, mentre poi il credito al consumo, il credito alle aziende è asfittico. Infatti, dati a questo proposito, abbiamo assistito in questi giorni al commento da parte della Banca d'Italia alla diminuzione di famiglie che ricorrono al credito, con una diminuzione dal 24 al 21%. Però questa analisi è legata non al fatto che le famiglie siano in condizioni di sopravvivere, di arrivare alla fine del mese, bensì al
al fatto che le banche, le finanziarie non stiano più erogando il credito. Quindi questa situazione che ha messo in crisi le piccole e medie imprese sta portando anche le famiglie italiane a parlare di fallimento delle famiglie, anche certo, delle misure certo normative sono intervenute in questo senso, e questo sicuramente non ci fa vedere il futuro con teniamo più anche conto che tutti i giovani che hanno contratti praticamente non di stabilità non hanno accesso ai finanziamenti, sia per quanto concerne i mutui, sia per quanto riguarda il prestito, i prestiti al consumo, per cui è tutta una fascia esclusa da ogni possibilità di finanziamento, e questo riduce fortemente il ricorso ai finanziamenti, aggravati poi dalla crisi, per altro verso. Anche della disoccupazione giovanile, perché esatto, non dimentichiamo esatto che circa il 30% dei giovani al di sotto di 35 anni non riesce a trovare lavoro, per cui è un insieme di manovre che il governo è chiamato ad adottare, che devono cercare di far ripartire tutto il sistema paese. Una non può essere slegata dall'altra, perché altrimenti le conseguenze sono quelle che stiamo vedendo tutti i giorni, cioè addirittura i gestori dei distributori di benzina stanno invitando il governo a rivedere, a fare un passo indietro la manovra finanziaria, perché non si sta più facendo benzina, c'è un calo del 20%, e questo è il termometro della profonda crisi del nostro paese. Ma io lo vedo da traffico a Roma, io che mi muovo in macchina, vedo benissimo c'è una diminuzione del traffico a Roma, che è il segno evidente della difficoltà di cui stiamo parlando. Senta, volevo chiederle un'altra cosa. Voi che seguite un po' tutta la dinamica dei prezzi, della concorrenza, e seguite di conseguenza l'attività delle authority, secondo voi stanno funzionando le authority adeguatamente, oppure sono un po' marginali rispetto al sistema dei prezzi, del contenimento delle tariffe italiani? Ma sicuramente c'è un problema di fondo del potere delle autorità indipendenti nel nostro paese, che è quello della sanzione amministrativa, della multa che l'autorità può irrogare, perché abbiamo visto, ad esempio, parlando di concorrenza, di antitrust, molto spesso l'attività dell'autorità è limitata dal fatto che la sanzione che viene anche pagata dall'azienda che viene ad esempio sanzionata per pratica commerciale scorretta è comunque inferiore rispetto all'aumento dei ricavi che l'azienda stessa ha magari investendo in campagne pubblicitarie in prima serata con messaggi ingannevoli, sì, e questo riduce fortemente il potere delle autorità, che oltretutto non ha grandissime risorse dal punto di vista dell'organico, sì, delle persone che possono, pur con la collaborazione preziosa ad esempio la Guardia di Finanza, impedire che alcuni fenomeni continuino a verificare. Faccio un esempio per dare un po' la misura del sì problema. Parliamo della garanzia dei prodotti, dei beni al consumo. Quanti anni sono che il codice del consumo è entrato in vigore nel 2005? Si parla di garanzia biennale, le grandi aziende, i grandi distributori, le grandi catene commerciali hanno adottato degli impegni nei confronti dell'autorità perché non informavano correttamente i consumatori. Ancora oggi, a distanza di quasi 7 anni dall'entrata in vigore del codice del consumo, ci sono dei soggetti che continuano a negare l'efficacia della previsione del codice del consumo, quindi della garanzia biennale, invitando i consumatori a rivolgersi ai centri di assistenza piuttosto che ad altri soggetti, con un ulteriore aggravio di spese ai danni del consumatore. È evidente che in una situazione come questa anche il lavoro dell'autorità, l'antitrust in particolare, ma vediamo ad esempio la Consob nell'ambito della borsa, che ci sembra piuttosto assente, tutti i crack finanziari hanno visto un intervento tardivo delle autorità, quando invece non si interviene togliendo poteri alle autorità che cercano di fare il possibile. Questo sicuramente dal punto di vista politico è un intervento che andrebbe fatto per potenziare l'attività. Questo non perché noi non vogliamo sanzionare le imprese, però vogliamo che un mercato veramente efficiente è legato al rispetto delle norme, perché le imprese che rispettano le regole in questo paese rischiano di fallire. Io da cittadino mi faccio spesso una domanda. Io ho notato che sostanzialmente la liberalizzazione della telefonia ha obiettivamente portato dei vantaggi. Oggi siamo in un clima di concorrenza forte, molto, molto dura, però le tariffe, specialmente dei telefonini, sono diminuite fortemente, e anche le tariffe della telefonia fissa oggi hanno tariffe calmerate, forfettizzate, eccetera, eccetera, eccetera. Negli altri settori non vedo questa concorrenza così articolata, così presente. È una mia sensazione o è così realmente?
Ma purtroppo devo essere d'accordo con lei. Quello che abbiamo assistito in questi anni, l'unica liberalizzazione che veramente ha funzionato è quella del settore soprattutto della telefonia mobile, perché ad esempio abbiamo visto nel settore dell'energia elettrica e del gas non si sono avuti gli stessi risultati. Negli altri ambiti, come il governo ha provato a intervenire, pensiamo ai taxi adesso piuttosto che ai carburanti, abbiamo visto che le farmacie e le parafarmacie, abbiamo visto che c'è una forte reazione da parte delle categorie rappresentative degli interessi delle aziende che hanno impedito di adottare delle misure efficaci. Abbiamo visto già Bersani aveva provato con i carburanti, a distanza di oltre 6 anni, praticamente non siamo riusciti ancora a vedere un mercato effettivamente concorrenziale, ecco, ed efficiente. Secondo voi, faccio un'ultima domanda, è condizionante il ruolo dell'ENI in alcuni settori? Cioè il fatto che ci sia la mano pubblica in alcuni settori può condizionare questa libertà di mercato o le tariffe stesse? Ma è un discorso complesso. Sicuramente soggetti che in passato hanno gestito il mercato come monopolisti, pensiamo all'Enel nel settore elettrico, l'Eni nel settore del gas, degli idrocarburi, sicuramente hanno un'influenza, un peso. Certo che dal punto di vista dell'economia a volte ci sembra che il governo sia un po' meno attento rispetto al controllo di queste grandi aziende che fanno investimenti anche all'estero, per cui portano anche il made in Italy in tutto il mondo, però nel nostro paese evidentemente pesano ancora troppo, per cui nonostante ci siano dei tentativi di stare sul mercato in modo concorrenziale da parte delle altre aziende, non ci si riesce, per cui l'unico risultato che vede il consumatore è quello delle pratiche commerciali scorrette, le attivazioni di forniture non richieste. Abbiamo letto, basta guardare il bollettino dell'antitrust, quante aziende nel settore energetico sono state sanzionate per pratiche commerciali scorrette, per cui evidentemente c'è una mancanza di controllo, oppure non vogliamo parlare di conflitto di interessi, però sicuramente il mercato non è così efficiente come dovrebbe. Bene, senta, io la ringrazio molto, è stato molto molto chiaro e preciso. Spero di sentire i prossimi giorni, magari con qualche notizia migliore. Speriamo grazie. Di dare notizie positive come l'investimento di IKEA nel nostro paese. Grazie, buonasera, arrivederci. Buonasera. Noi ci fermiamo un attimo.